buttarti addosso. Vorresti buttarti addosso a loro. Dunque, allora, loro sono arrivati i senatori. Sono arrivati i senatori, se c'è un portavoce. Ma sta trombetta qua, che pazienza. La trombetta. Allora. Ah, cioccolatini, benissimo, cazzo, dicevo, ragazzi. Sono duri, cazzo. Allora facciamo un punto della situazione. Facciamo un punto della situazione. Noi dobbiamo, ferma, vi dico il mio pensiero di quello che dovrebbe essere e quello che dovremmo, secondo me, pensare. Noi dobbiamo far immaginare agli italiani, quelli che si barricano dietro un siete come tutti gli altri, per avere la garanzia di non fare nulla, per avere l'alibi di non fare nulla. Quelli che ci dicono siete uguali agli altri, tanto non cambia niente. Noi vogliamo dimostrare e vorremmo dimostrare che c'è un mondo diverso senza queste persone, senza questi parassiti. C'è un altro mondo, c'è un mondo fatto di altre cose, anche di allegria, perché no? Perché non può essere la politica anche leggermente sobria, allegra? E allora io le parole guerriere che abbiamo detto con Casaleggio, con Gian Roberto a Roma, ve le ricordate? Erano le parole che abbiamo dentro, che sono nessuno deve rimanere indietro, amore, solidarietà, delle cose. Noi dobbiamo arrivare a far star bene le persone, perché quando le persone stanno bene si aprono anche agli altri, l'avete capito sì o no? Sono concetti semplici, semplici. Dobbiamo far vedere che cosa potrebbe essere la vita col Movimento 5 Stelle, far vedere quale sarà il lavoro 5 Stelle, la famiglia 5 Stelle, il sesso 5 Stelle, che non lo fate da anni, vi vedo. Quelli con le bandiere, quant'è che non lo fai? E allora, un po' di vita diversa. Noi siamo a metà tra due mondi, un mondo che sta per scomparire e loro si equipaggiano con regole, con leggi che proteggono un mondo che sta per scomparire. Noi siamo per un mondo diverso, sta attuandosi una realtà incredibile, quella del decentramento, ve l'ho detto. Città enormi, Shanghai con tutta la periferia fa 54 milioni di persone. Vuol dire che le città tornano come al Medioevo, le città-stato. Perché la politica poi si fa in città, uno Stato non sa dove investire in una periferia come Roma. Io ho avuto così degli approcci con voi romani. Voi io se potessi scendere e dirvi di tutto uno a uno, ve lo farei. Allora, è con queste frasi, questo folklore che ti dicono, per dire tanto, fate, han fame. È il sorcio, ha un fame, è una certa, è venuta una certa, hai fatto, si è fatta una certa, io credevo fosse una, che si fosse fatto una certa, dimmi chi è, si è certa. Avete dei modi di parlare, rimbarza. Allora, qui è una città dove succedono cose incredibili. Recentemente hanno abbattuto una porta dentro il municipio. Era chiusa da anni, da quasi un anno. Non c'era la chiave. Allora un direttore ha detto basta, sfondiamo la porta. Appena non stavano per sfondare, hanno trovato la chiave. Si è aperta la porta, c'era un ufficio bellissimo, nuovo, attrezzato con tutti i monitor, per monitorare col GPS tutti i mezzi pubblici di Roma. Chiuso da un anno. Questa è la realtà. Le forze di queste persone, la forza, metà delle forze di queste persone vanno a contrastare trucchi, trabocchetti, delle cattiverie incredibili. Ecco perché per governare questa grandissima città l'ho girata. Ho dovuto sporcare io a Roma perché era pulito. Ho detto che cazzo stanno succedendo. Ho buttato delle cicche io. Sta migliorando. Sta migliorando leggermente, ma non ditelo in giro, non ditelo in giro. Ho parlato col topo, quello che lo fotografano sempre.
E ormai anche lui ha detto non ce la faccio più, mi portano in tutti i set fotografici, sono sempre io quel topo. Allora se noi prenderemo, se noi vinceremo anche la regione, allora governare una città come Roma, che hai contro la regione, contro il governo, contro le banche e contro una parte di romani che dice che siamo come tutti gli altri, è quasi impossibile. Noi rovesceremo questo pensiero. E se mi fate concludere che non parla più di Battista, io lascio la parola a quelli che oggi hanno sofferto veramente. Guardate le facce che hanno i nostri senatori in Parlamento.